Bentornati a Officina Pasolini, continua la programmazione. Voi sapete, Officina Pasolini è un laboratorio di alta formazione della Regione Lazio, diviso in canzone, teatro e multimediale, diretto da Tosca, ma è anche un hub culturale qui al Teatro Eduardo De Filippo, che è dentro a Officina Pasolini, che era il teatro in cui provava e faceva il laboratorio Eduardo qui a Roma. Che ha una programmazione di showcase, incontri, piccole cose teatrali, dopo vi dirò anche la programmazione di questo mese. Questa sera è un grande, enorme piacere avere con noi Mario Venuti. Tra l'altro l'incontro doveva essere un mese fa, poi c'è stato un piccolo infortunio, l'abbiamo spostato, ma siamo belli carichi, Mario nel frattempo ha già iniziato la tournée, quindi insomma siamo arrivati a tournée avviata. Siamo qua per parlare un po' della storia di Mario Venuti, ma anche e soprattutto del suo disco più recente, facciamo che si chiama La mia storia, facciamo mattina qua. Sì, partiamo proprio dagli inizi, proprio dalla culla. Ce ne sarebbero da raccontare, però faremo un bignami. E dicevo del disco nuovo che si chiama Tropitalia e che racchiude una serie di brani della storia della canzone italiana rivisitati in chiave brasiliana in tanti modi diversi. C'è anche un pizzico di Cuba vuole essere proprio Cuba. Qual è? Il cuore è uno zingaro, è un bolero, che sì, diciamo, poi tutto il Sud America, anche in Brasile si sono fatti, certo, i boleros. Però diciamo che derivano dal Sud America di origine ispanica, e certo, soprattutto a Cuba. Certo. Uno dei pezzi, perché Mario poi ci farà sentire un po' di la chitarra lì a fianco, quindi ci farà sentire un po' di canzoni, però abbiamo voluto farvi sentire due brani dal disco, e cioè accompagnati da un video. Io quindi partirei subito col primo di questi, che è Perdono, la canzone insomma popolarissima di Tiziano Ferro, rivissuta nel modo che sentirete fra pochissimo. Io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si posa, perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si posa, perché so come sono, infatti chiedo perdono. A 4-5 giorni da Natale, misto tra l'incanto ed il dolore, più pensa quando ho fatto io del male, e di persone ce ne sono tante. Dire che sto bene con te è poco, dire che sto male con te è un gioco, un misto tra la tregua e la rivoluzione, credo sia una buona. Io cerco ancora di volerti, perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porto una rosa. Su questa amicizia nuova pace si posa, perché so come sono, infatti chiedo perdono.
fatto è fatto, io però ma chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì. Attorno a me il mio manager, insomma, mi scoraggiavano, non è un... Spesso il disco di cover viene ritenuto un disco interlocutorio in un momento di crisi creativa, e così preso anche un po' sotto gamba, forse anche dal pubblico. E quindi insomma questa cosa un po' era stata... Però io dal vivo ho sempre suonato le canzoni qua e là del repertorio della canzone italiana, magari reinterpretato. E poi mi sono ritrovato quando nel marzo del 2020, quando è cominciato il lockdown, quello duro, mi sono ritrovato a casa e passavo il tempo cercando su YouTube vecchie canzoni, magari filmati di canzonissime in bianco e nero, insomma queste cose qua, e prendevo qualche canzone, buttavo giù gli accordi, avevo il testo davanti, e poi tra le mie mani queste canzoni cominciavano a subire una trasformazione, vista la mia passione per la musica brasiliana, insomma l'armonia si allargava, cominciavano... E anche mi è venuta l'idea di fare tutto un disco così. Mi è sembrata un'idea abbastanza focalizzata, perché credo che oggi, cioè nel marasma generale, a volte l'eclettismo può essere anche un po' una cosa che confonde le idee, mentre quando tu hai un progetto ben messo a fuoco, chiaro, sì. Sì, è più facile distinguersi in mezzo alle migliaia di uscite giornaliere. E quindi ho cominciato a buttare giù qualche canzone, però ho anche trovato il complice perfetto, Tony Canto. Ci conosciamo da una vita, da ragazzini praticamente, abbiamo suonato per tanti anni, sono lui nei miei dischi, in quasi tutti i miei dischi suona, da tanti concerti dal vivo, insomma, e con lui condividiamo la passione per la musica brasiliana. Lui poi è un penso in Italia, il più grande conoscitore appassionato di João Gilberto. Quindi con i movimenti ritmici della chitarra, questo modo di cantare molto pacato, molto tranquillo, no? Che in Italia è un po' una rarità, forse si usava un po' negli anni 60, c'era, si diceva il cantante confidenziale da night, sì, che cantava, sì, con sì, la voce, Fred Bongusto per esempio. Che fra l'altro, scusa se ti interrompo, questa è una caratteristica di molti cantanti brasiliani, ma è anche la tua, perché sì, tu pur avendo avuto un background rock, va bene, però in questo sì, c'era una... Sì, però io ho fatto sempre un po' crossover, nel senso che ho sempre miscelato questa passione per la musica brasiliana con la materia pop rock da cui provengo, che poi la mia, venendo da quella scuola anglosassone, che dei Beatles, eccetera, eccetera, oppure negli anni Ottanta, in cui con i De Novo abbiamo fatto 5 album, insomma i nostri modelli erano... Certo, sì. XTC, Costello, poi Talking Heads, la new wave degli anni Ottanta. Io parlavo proprio dal punto della vocalità soprattutto. Sì, no, la vocalità, però io effettivamente a volte canto con questo piglio così confidenziale, intimista, però a volte anche utilizzo i toni più pop. In questo disco ci siamo dedicati anche su indicazione del produttore di Tony Canto a questi toni bassi, che sicuramente hanno di buono che tolgono retorica a quello che stai cantando, cioè tutto risulta molto più intimo, diretto, senza enfasi, che forse volendo è un po' uno dei, come dire, dei fardelli della musica italiana, che venendo anche dal melodramma ha delle ragioni storiche, tecniche, no? Perché allora si cantava il canto lirico, così, aveva una ragione d'essere, perché si doveva sentire il cantante, quindi questa impostazione molto di diaframma, molto così, è alla base del tecnico del canto lirico. E invece gli artisti poi, quando l'evoluzione tecnica ha permesso l'uso dei microfoni, il microfono è diventato uno strumento, cioè quando si canta così... questo è uno strumento, cioè si possono utilizzare dei toni molto, molto, e comunque hanno un effetto, quindi quando l'evoluzione tecnica serve per suggerire nuove soluzioni anche artistiche, e quindi insomma questo disco effettivamente io canto in un modo diverso,
e i toni appunto sono più confidenziali, intimisti, oppure utilizzo questi falsetti femminei che nei miei dischi, insomma nelle mie canzoni utilizzavo saltuariamente, così come vezzo pop, se vuoi, no? Il falsettino che ogni tanto arriva. Certo. E ma senti, ti va subito di farci sentire una... Questa canzone? Per carità, non voglio dire che le versioni originali hanno tutte la loro ragion d'essere. Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. Vita, io ti credo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. È così ho vissuto, quasi rotolandomi per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, è così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Toda babo ai, toda babo pai, lai lai babo, pa 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 pai. Vita, io ti credo, dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze, ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, è così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un falto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Siamo angeli. Questo rende bene l'idea di quello di cui stavamo parlando, esposizione, abbassare la tonalità drasticamente, sì, e cantare tutto così con questa... Come? Tra l'altro potete mandarci domande, commenti, lo dico per chi ci segue da casa. Ce n'è uno di Andrea Alessandro Baldini che dice: grande Mario, sabato al Teatro Bellini sei stato fantastico. Poi ci scrivono una marea di altri complimenti, insomma, d'altronde no, grazie, non mi stupisce. Grazie. Quindi se avete anche domande, curiosità, scriveteci sia sulla pagina di Officina Pasolini che sia su quella di Mario e su altre che sono collegate. Siamo
siamo da varie parti. Volevo tornare al discorso delle cover. 18 anni fa io ti avevo intervistato per le grandi imprese. In quel disco c'era un brano che era Monna Lisa di Ivan Graziani, e quindi nell'intervista ci siamo messi a parlare di cover, e io ti ho chiesto secondo te, perché all'epoca c'erano molti dischi di cover, fine anni 90, inizio anni 2000, e ti ho detto questo può essere indice di una crisi di creatività, e tu mi hai risposto questo può anche essere vero, forse un genere musicale ha un suo periodo d'oro e poi magari tende a scendere, per il melodramma è successo così, anche se credo però che abbiamo ancora bisogno di canzoni. Mi piace non essere malizioso e pensare anche che la voglia di cover nasce da una giusta esigenza di dare un peso diverso a certi repertori. E poi facevi l'esempio di Io chiamo solo te di Endrigo, che è una canzone che secondo te è bellissimo cantare. Ti ci ritrovi adesso dopo questa esperienza? Non molto, però. No, nel senso che nel cantare canzoni di altri è un po' un atto d'amore, un po' è un atto di presunzione. Nel senso che tu hai la pretesa di aggiungere qualcosa a quello che già l'autore e l'interprete di quella canzone ha dato. Aggiungerlo, fare qualcosa di diverso, dare una prospettiva sì, aggiungo, diversa. In questo senso, aggiungere nel senso fare qualcosa di diverso, un punto di vista differente. Ma queste due cose sono entrambe legittime. Ci sono anche dei contesti in cui senti l'esigenza proprio di aggiungere qualcosa, cioè che sta bene in quel disco, che è un disco piuttosto rock, cioè rock, come posso fare io rock? È la grande impresa. Grande impresa, sì, sì. E, insomma, c'è le chitarre, un po' quel suono british, eccetera. Mi piaceva l'idea di riportare, se mai ce ne fosse stato bisogno, insomma, la grandezza di Ivan Graziani è rimasta, cioè per fortuna, insomma, è stato sempre ricordato, sì, forse non abbastanza, però per quel grande autore e interprete che era, però sentivo che quella canzone in quel disco ci stava bene, quindi aggiungeva qualcosa al lavoro nel suo complesso. Certo, certo. Una cosa che, tra l'altro, cito le canzoni perché del disco. Ma che freddo fa, figli delle stelle, quella carezza della sera, maledetta primavera, perdono, non ho l'età, nel blu dipinto di blu, in una versione, poi ne parleremo, vita, vivere, che è un bixio, un vecchio pezzo bellissimo, il cuore è uno zingaro, una carezza in un pugno che chiude il disco, ecco. E, ecco, la scelta del repertorio, perché appunto tu in questa intervista mi citavi Endrigo, ecco, diciamo i cantautori qui praticamente quasi non ci sono, hai voluto fare un lavoro di tipo diverso? È stato voluto escludere i cantautori. Poco fa scherzavamo sotto con Tosca dicendo a fare Fossati e Di Andrè sono bravi tutti, nel senso che comunque si ritiene nell'accezione comune che il cantautore nobile già nella scrittura, nella canzone abbia, cioè, come dire, al suo spessore. Qui lo so che è brutto da dirsi, c'è stata anche un pochettino la presunzione di nobilitare alcune canzoni, non perché non siano, proprio perché ritengo che siano nobili, cioè di tirar fuori la nobiltà che alcune canzoni hanno, che però per una serie di, come dire, siccome sono canzoni che hanno avuto successo, canzoni di consumo, canzonette, chiamiamole come vogliamo, spesso sono così prese un po' sotto gamba, magari non conosciamo neanche gli autori di questa o quell'altra canzone, non sono realmente dei cantautori con il marchio dell'aristocrazia, no? Col blasone. Però alcune canzoni, secondo me, cioè secondo noi, potevano essere anche un po' classicizzate, no? Anche attraverso l'arrangiamento, per esempio quando tu utilizzi dei suoni del momento, in qualche modo commetti l'errore, per carità, si fa, va benissimo, ogni canzone è figlia del suo tempo, però magari la cristallizzi in quel periodo, senti quella canzone, senti quel suono ed è legata ad un'epoca. Allora invece togliere questa, rendere atemporali alcune canzoni, come lo fai? Lo fai utilizzando degli strumenti atemporali, quindi una chitarra classica, un violoncello, cioè, e quindi diventa classica, no? E abbiamo cercato con alcune canzoni di fare questa operazione qua.
Poi vabbè, c'è l'elemento Brasile, ritorniamo lì, un'esuberanza un ritmica. Amore. Sì, no, no, ma le componenti, gli ingredienti della musica brasiliana che sono dal punto di vista ritmico, alcune di queste canzoni hanno preso un ritmo che non avevano, cioè, ma che freddo certo. Fa, penso che nessuno ha mai pensato di farlo diventare un samba scatenato, ma proprio è un samba vero, cioè con il cavaquinho, sì. Con le percussioni, anche perché i percussionisti sono due star della musica brasiliana, come Mauro Refosco, che ha suonato da New York in remoto, che troverete sui dischi di David Byrne, di Red Hot Chili Peppers, un grande, e Marcelo Costa, che ha suonato da Rio de Janeiro, che è invece onnipresente in tutti i dischi dei grandi della musica brasiliana, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, eccetera. E quindi la componente ritmica già dava un vestito diverso alle canzoni italiane, italianissime, no? Poi c'è l'aspetto vocale che abbiamo esaminato prima, quindi il modo di cantarlo, abbassare le tonalità e cantare tutto più tranquillo. E poi c'è la componente armonica, per esempio, che la musica brasiliana, soprattutto la bossa nova, hanno un'armonia molto sofisticata, che l'avvicina per certi versi al jazz. Un chitarrista sa benissimo che affrontare un pezzo di musica brasiliana è piuttosto impegnativo, perché gli accordi sono piuttosto complessi, con molte alterazioni. E quindi anche questo lavoro di cambiare l'armonia ha avuto anche il suo peso. E, per esempio, una cosa abbastanza ardua che ho fatto, perché in alcuni pezzi devo dire le intuizioni sono state più o meno a metà, la riarmonizzazione o è stata opera mia, opera di Tony Canto, e poi dopo ci siamo confrontati sul lavoro fatto. E io, per esempio, ho fatto questa cosa con questo pezzo degli anni 30, che nella versione originale andate a sentire proprio da grammofono. Viverei senza malinconia, cioè a questo tono qua. E io l'ho fatto diventare un samba pagode, un'altra cosa. Sentiamolo. La versione di Iannacci di questa canzone. Che... Piuttosto stralunata. Sì, beh, alla Iannacci. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E l'ha maggiorato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita, far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitarti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzo atto scende già la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore.
cogliere il più bel fiore, goder la vita, far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Questa canzone ha un testo, non so se ci avete fatto caso, ma per, io penso, pensa negli anni 30 un testo del genere che canta la libertà dai vincoli. In Italia, diciamo, c'era, di libertà non ce n'era molta, ecco. Insomma, lì la famiglia, cioè, il periodo fascista, insomma, sì. E invece questa canzone canta per la mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciata al fine in libertà. Sono padrone ancora della mia vita. Che anche quello, a parte il fascismo, anche quello non erano cose, come dire, all'ordine del giorno, di questa libertà anche sentimentale, diciamo così, affettiva, anche quello era una bella. Fra l'altro, vabbè, adesso, ecco, Stefania Pellegrino dice una cosa che secondo me è una delle cose più belle che può sentirsi dire un artista. La magnifica particolarità di Mario è che è riuscito a rimanere sempre coerente alla sua anima. Io ho aggiunto, pur cambiando musicalmente, stilisticamente, come ovvio, insomma, ecco. Questo è, penso, il fatto che ti riconoscano questa coerenza, no? Che non è ottusa, non è... Penso che... No, anzi, io sono, devo dire, piuttosto, sono stato sempre piuttosto irrequieto artisticamente. Ci sono artisti che hanno una formula che poi in qualche modo perseguono per tutta la vita. Io mi annoio anche abbastanza facilmente, le cose ho bisogno un po' di cambiare, però appunto nonostante io voglia cambiare sono sempre io, ecco, no? da lì non posso scappare, e quindi poi qualsiasi materia affronto gli metto il mio marchio di fabbrica, però sicuramente nella mia ormai lunga carriera, perché ho cominciato all'inizio degli anni 80, mi sono divertito un po' con tanti generi differenti, insomma una tendenza all'eclettismo ce l'ho. Anzi, spesso ho dato il meglio di me proprio quando ho affrontato una materia nuova, perché c'è quell'entusiasmo, no, certo, della novità, della cosa, del neofita, se vuoi, no? In fondo anche la musica brasiliana, quando mi sono avvicinato all'inizio degli anni 90, la prima canzone con cui ho debuttato da solista è stata proprio Fortuna, che ha un'armonia, e allora io non ero all'oscuro, insomma, non conoscevo, mi sono avvicinato a quel mondo, mi sono appassionato. Ho cominciato Quindi a padronare. Tu negli anni 80 o prima non avevi No conoscevo arrivata... sì qualcosina, sì, Joao Gilberto, sì, alla fine degli anni 70 girava quel famoso disco con Stan Getz, no? È un pezzo storico, sì. Un pezzo della musica. Per il resto no, un po' sì, un po' negli anni 80 Gilberto Ciu era abbastanza in Italia, aveva un suo seguito. Caetano Veloso per esempio no, era sconosciuto in Italia ai tempi. Ha avuto negli anni 90 no, era abbastanza, però devo dire che è stato Pepe Servillo, che è ci siamo incontrati, non mi ricordo in che contesto, mi ha detto: devi ascoltare Estrangeiro di Caetano Veloso, secondo me ti piacerà. Quindi evidentemente lui ha carpito un'affinità. Effettivamente è stato qua un paio di mesi fa, mi pare. E ha carpito evidentemente un'affinità tra intelligente e sensibile, come ha capito che era un disco che poteva piacere. Aveva perfettamente ragione, perché mi ha stregato e da allora mi ha cambiato la vita, non solo quel disco, un po' tutto quello che è successo dopo. Certo. Antonio Cava dice una cosa interessante: gli ultimi dischi di Joao Gilberto erano solo di cover. Quando i giornalisti gli domandavano perché non faceva canzoni nuove inedite, rispondeva: ce ne sono già tante canzoni nel mondo. È vero questo, ma è anche vero che è giusto anche raccontare l'uomo e il mondo con parole nuove, insomma, è chiaro. Sì, non è che... sì, ma nel senso che no, questo per dare cioè il lavoro di interprete è un lavoro nobilissimo, e quindi insomma Joao Gilberto era un interprete fondamentalmente, ha scritto pochissime canzoni,
Lui reinterpretava le canzoni, vabbè, a parte quelle di Jobim, insomma, quel, è stato l'interprete ideale di quel repertorio, ma interprete, nel senso, la grandezza di João Gilberto, sembra una cosa, cioè la cosa fantastica di João Gilberto è che sembra che quel modo di accompagnare la chitarra così, un po' come faccio anche io, e cantare così, la bossa nova, diciamo classica, sì, sì, cristallizzata nel tempo, a noi magari sembra che esisteva da sempre, invece no, l'ha inventata lui. Cioè a un certo punto ha detto, no, queste canzoni le eseguo così, le faccio così, e quindi con quello stile lì si poteva permettere di riprendere qualsiasi canzone. Lui, per esempio, cantava spesso anche delle canzoni italiane, anche una, devo dire, bizzarra, che era tipo Malaga, il mio amore è nato a Malaga, che è una canzone di Fred Mongusto, mi pare. Sì? Fred Mongusto. Scusami, che ho detto? Ah, ho detto Fred Mongusto. E vabbè, cantava naturalmente Estate, di Bruno Martino, cioè quindi quel genere che in Italia era anche un po' con un pizzico di, come dire, di supponenza, chiamato un genere night. Sì, che cazzate, perché insomma era... Bruno Martino ha scritto delle cose meravigliose, poi ce ne siamo accorti dopo, vuol dire anche La chiamano Estate. Sì, sì, erano canzoni che accompagnavano gli amori degli anni 60, gli amori estivi, però sono delle canzoni stupende, hanno nella loro semplicità dei testi, però questa armonicamente erano molto, molto interessanti. Invece io quando ho saputo dell'uscita del tuo disco ed è uscito il titolo Tropitalia, mi è venuto in mente chiaramente il riferimento a Tropicalia, che è questo disco del 68 che ha dato via al tropicalismo, che era un disco dove c'erano Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, eccetera, ed è un disco che univa in qualche modo la tradizione brasiliana con quello che stava succedendo nel mondo e in Inghilterra, no? Cioè c'era comunque l'influenza dei Beatles, eccetera. Io ho fatto questo collegamento, tu comunque sei partito da un'influenza inglese, i Beatles da quel che so li hai amati molto, o comunque un certo mondo inglese, insomma. E quindi alla fine, dando il titolo del tuo disco che richiama quello, che a sua volta era, e appunto, io, a me è venuto in mente questo è un giro, cerchio, sì. Questo giro tondo, insomma, ecco, può essere, volendo, una cosa del genere, no? Ci può stare. E un'altra, invece, poi sentendo il disco, la sensazione che ho avuto subito dopo 4-5 canzoni è stata: questi qua si sono divertiti un casino, perché viene fuori questa cosa, no? Secondo me, una volta che trovi la chiave, capisci che puoi fare quel lavoro che dicevi prima, poi è una goduria, perché penso che ogni giorno c'era un'invenzione. Sì, ma infatti probabilmente se oggi dovessi ricominciare a fare, voglio fare questo disco così, scelgo le canzoni, magari potrebbero anche essere tutt'altre le canzoni, nel senso che anche perché puoi immaginare che scegliere con che criterio hai scelto le canzoni, ma come si fa a scegliere? Cioè, tra l'altro non ci siamo posti dei limiti temporali, ci sono un po' tutte le decadi, tranne gli anni 50, dagli anni 30 agli anni 2000, cioè c'era da perdersi se stavi lì. Alcuni tentativi sono abortiti subito, nel senso, Ma tipo poi qualche pezzo che non veniva, ma poi... sai, io poi volevo anche tirare fuori delle cose degli autori così magari, non dico dimenticati, però magari non, per esempio c'è una scuola catanese che negli anni 70 ebbe molto successo, a parte Gianni Bella, ma anche Umberto Balsamo, che ha scritto dei grandi successi, Angelo Azzurro, se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro, certo. No? Io volevo un po' che riprendere queste cose che sono un po' ritenute un po' al limite, no? Però hanno una loro nobiltà. Angelo Azzurro è una signora canzone. Sì. Però non sempre il gioco riusciva, con le canzoni degli anni 70 era un po' più complicato, con quelle degli anni 60 effettivamente era molto più semplice, infatti ce ne sono parecchie degli anni 60. Che fatto viene a mettere l'Angelo Azzurro, in teoria non dovrebbe essere difficilissima da riportare in quel mondo, no? O c'è qualche... Sai, si è tentato, magari se il gioco non divertiva si passava, certo, oltre, insomma, non si stava tanto lì a sforzarsi. Poi vabbè, gli anni 80 c'erano con questa che c'è Maledetta Primavera e c'è questa Vita di Morandi Dalla, sì. Gli autori poi sono Mogol e Lavezzi. Mogol e Mario Lavezzi, sì, sì. Poi... Beh, il Quaderno Zingaro anni 70, La carezza in un pugno fine anni... Quaderno Zingaro è 70 già, primi, Quaderno 71. Quaderno Zingaro in primi... forse 70 proprio. O 71, no, 70. Sì, può essere. Invece, Ma che freddo fa è 69.
Sì, quello fu, infine, sì, era il periodo in cui Nada era un po' sulla cresta dell'onda, me lo ricordo perché ero un ragazzino. Quella era stata la sua prima o la sua seconda. Ero un ragazzino quando l'ho sentita. Ha un'altra canzone che mi ricorda quel periodo quando stavo, io sono nato a Siracusa e sono stato fino all'età di 9 anni lì, poi la mia famiglia si è trasferita a Catania e ho questi ricordi proprio di infanzia di queste canzoni qua. E un'altra che mi colpì molto, adesso la canto. Ah, qui c'è stata la battuta con Tony Canto. Io quando mi è venuta l'idea di fare questa canzone, gli ho mandato il link YouTube e ho detto: ma invece di cercare, scusate, anche un pochettino, sembrerò un po' presuntuoso in quello che però pigliatela con ironia. Ho detto: ma invece di cercare di fare diventare belle delle canzoni brutte, perché non facciamo direttamente delle canzoni belle? Bella camicia, dice Carla Minaldi. E Giusy Molino dice: mi sto arricriando, che la mia alta conoscenza del siciliano dice divertendo. Con Camilleri diciamo che il siciliano, certo siciliano è diventato... Arricriando cos'è? Divertendo? Una cosa sì. Nel senso di ricreativo, quindi una cosa che arreca piacere. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontana quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano, dove prima tu brillavi, è diventato un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Da 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 da. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando un altro uomo. Mi sento già sperduto nella mia mano, dove prima tu brillavi, è diventato un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Questa è, perché è bello sempre ricordare gli autori che spesso vengono. Luciano Beretta, Amiche del Prete, cioè il clan di Celentano, un pezzo importante del clan di Celentano, insomma, ecco. Senti, è già partita la tournée del disco, hai fatto già qualche data, ce ne sono altre, poi il 10 febbraio sarai a Bologna, al Bravo Caffè, il 12 a Bari al Teatro Forma, e poi il 10 aprile a Londra, poi so che stanno arrivando altri. No, abbiamo cominciato l'estate scorsa, in effetti abbiamo fatto un po' di date per cominciare a rodare questo nuovo spettacolo, e adesso abbiamo ripreso, abbiamo fatto Milano, Catania, Palermo. Sì, abbiamo messo uno spettacolo nuovo per l'occasione, quindi è messo via del tutto la formula pop, sono due percussionisti, uno Nene Santos, che è un baiano che vive qua a Roma da almeno 20 anni, che parla questo misto di romano-brasiliano, e abbiamo già suonato assieme nel 2006 nella tournée di Magneti e ci siamo ritrovati. Poi c'è Manola Michalizzi, che è una percussionista cantante catanese che dirige una scuola di samba,
Samba Zita, perché l'associazione culturale Gamma Zita fa delle cose molto interessanti lì a Catania, nel centro storico. E poi c'è Tony Canto, che è un po' direttore musicale, chitarra classica, Cavaquinho, importante Cavaquinho, quel chitarrino brasiliano che serve per il samba, e Vincenzo Virgillito al contrabbasso. Sono vecchie conoscenze, Vincenzo abbiamo suonato per una vita, lui faceva parte, diciamo, di Arancia Sonora, che è il gruppo con cui abbiamo realizzato diversi dischi e tournée, che era un po' la mia, cioè è una band che aveva un peso importante in quello che facevo. C'è l'idea, però ho letto da qualche parte, che di espandere in futuro questo, il gruppo, no? Ma guarda, ieri sera eravamo a Palermo, all'interno del Teatro Santa Cecilia, che è la sede, diciamo, del Brass Group di Palermo, che è una, da anni, insomma, l'orchestra, e vorremmo fare qualcosa con l'orchestra del Brass di Palermo, che è una orchestra, nel senso una big band, cioè non è un'orchestra, non ci sono archi, sono principalmente fiati, perché ha un'impostazione jazzistica, e probabilmente, insomma, per la prossima estate riusciremo magari a realizzare questo progetto di aggiungere dei musicisti della Brass Orchestra, quindi fiati e tutto, quindi arricchire un po' quello che noi facciamo così in una formazione ridotta. Certo. Questo disco, c'è questa cosa, ci sono due canzoni che hanno il termine carezza nel titolo, e in qualche modo è fatto anche di carezze questo disco, no? Cioè, può essere, non so se ci avete pensato, magari, non so se è una cosa che in questo periodo, mi piace, insomma, questa lettura, difficoltoso da molti punti di vista per tutti, insomma, ecco. Forse c'era anche quello, insomma, il fatto che sia nato durante il lockdown, insomma, come dire, facciamoci un una carezza, sì, sui lividi, non sì, so, come, sì, dice, sì, come sì, diceva Paolo Conte. Non so. Sì, in fondo sì, mi piace come lettura. Poi sai, il fatto, anzi, che se mettevate quella carezza della sera come prima e una carezza in un pugno come finale, era perfetto. Perché era sì, alla fine queste canzoni, appunto, proprio perché sono cioè, come dire, sono, come dire, al di là del bene e del male, al di là di qualsiasi giudizio, sono la nostra storia, perché ce l'abbiamo proprio nel DNA. Certo. E quindi anche l'esercizio di ricantare delle canzoni è qualcosa di carezzevole, nel senso che carezzi la tua storia, la tua, vuoi bene a quello che sei, alla tua, la tua memoria, la tua identità, ecco, rafforzano la tua identità. E quindi da questo punto di vista è un disco che vuole appunto coccolarsi, coccolare se stessi e gli altri. Gli altri, sì. Avete avuto a che fare con canzoni di altri, quindi anche con stili di scrittura differenti, come con queste canzoni. Ti ha, come dire, dato degli input in qualche modo a livello di scrittura? Diciamo cosa stai facendo. Perché mi devo, non bisogna... porto un busto purtroppo, perché mi vedete, sono un po', però mi sta un po' opprimendo, per cui anche perché per cantare mi toglie un po' il respiro, però vabbè, sentite questo, non è una percussione, non è uno strumento. No, perché poi è bello dire delle cose, non c'è. No, no, cioè, sì, purtroppo è stato un piccolo incidente. Un intervento non più di 15 novembre, e quindi insomma sono in una fase, un intervento alle vertebre, mi hanno cementato qualche vertebra che era saltata e quindi sono in fase di... Non era successo quando dovevamo vederci qua, infatti ho rimandato proprio un paio per di giorni motivo. Prima forse. Però abbiamo ripreso alla grande, e adesso mi sono dimenticato quello che ti stavo per chiedere, vabbè. Una cosa, io c'ho questa fissazione della tua voce, perché ero Zinetta Cicero, ero al massimo sabato sera, ma anche al Cinema Teatro delle Rose ai tempi dei De Novo. Ecco, i De Novo, ecco, a distanza di anni, perché poi col tempo uno elabora le cose, oppure magari non ci pensa più, poi gli viene in mente qualcosa che gli fa ricordare. Quell'epoca dei De Novo, adesso, quando sono passati ormai un po' di anni, come la pensi? Quando ci pensi, che cosa ti viene in mente adesso, vista così da lontano ormai? Perché, insomma, che esperienza... Guarda,
come tutte le cose belle della gioventù, quando poi le rivede a distanza, sono bellissime, fantastiche, però bisogna, io ho anche la lucidità per dire che la giovinezza è bella per certe cose, una freschezza, però ci sono delle inquietudini che non rivivrei, ecco, delle insicurezze, dei tormenti, certo. E anche, per carità, allora c'era un entusiasmo, una grinta pazzesca e una voglia di emergere, di comunicare, una curiosità, però appunto la padronanza dei mezzi espressivi io l'ho acquisita dopo, forse ancora la sto acquisendo. Ma si capisce sempre questo, certo. Cioè allora era tutto un po'... inespresso per certi versi, no? Dal punto di vista formale e anche dal punto di vista dei contenuti, a volte c'erano delle intuizioni molto belle, che irripetibili, però insomma non, onestamente non ho nostalgia di quel periodo. No, nostalgia no, però... Cioè è stato bello, però è anche tormentato, ecco. Cioè, ricordo anche che c'erano parecchi, come dire, malesseri e... Sì. Come dire... Poi sai, vivere, stare in un gruppo, poi c'era lì il problema della amicizia, rivalità con Luca Madonia, eravamo amici, complici, però anche un po'... questa cosa dei due leader... questa cosa... Certo. Allora, aveva il suo peso, ecco. Diciamo. Certo, certo. Tu però recentemente hai scritto su Facebook una cosa... Parlando un po' della situazione musicale di oggi, diceva: mi sembra che non si punti più a creare opere d'arte. Negli anni Ottanta ne eravamo più che convinti, ma lampi di comunicazione adesso. Secondo me questo è molto lucido, questo pensiero. Soprattutto questo lampi di comunicazione mi ha colpito, perché poi questo no? Oggi è un continuo sì, io credo voler che... sorprendere o comunque voler... dover attirare l'attenzione a tutti i costi. O chissà, magari un giorno quando queste cose verranno storicizzate, se arriveranno ad esserlo, potranno essere ritenute le opere d'arte, come è successo per tante cose. No, che magari sono... poi ci sono anche opere, anzi sicuramente sì, secondo me ci sono. No, però l'impressione che le modalità del consumo, la velocità e anche il fatto che non ci si applichi molto sull'aspetto formale, ma si pensa più alla comunicazione, questo fa pensare che sia più importante questo oggi, lo vedi nelle nuove leve che puntano proprio a bucare, poi star lì a curare, a cosa vai a vedere, ma devo dire che ha anche il suo senso, perché i tempi in fondo richiedono questo, non credo che i tempi vogliano delle opere complesse, stratificate. Non credo che siano i tempi. Anche perché gli album sappiamo che... insomma... Ma alla fine una buona idea che viaggia veloce è la cosa migliore di un'opera d'arte molto con vari livelli di lettura, complessa, così. Forse non sono proprio i tempi adatti per la velocità proprio di comunicazione, dei mezzi, social, tutto si consuma velocissimamente, per cui anche l'arte deve un po' assecondare questo istinto di velocità. Citare. Senti, un pezzo veloce o non un pezzo veloce? Veloso. O anche medio, quello che vuoi. No, mi piaceva. Non trovo più la cuffia. Dove finisce? Aspetta. Qua. Ecco, ok, provata. No, parlavi di carezza, vediamo, facciamo. Ah. Anche perché insomma, il pezzo, questo è un pezzo se è quello che dico io, dei New Trolls. E sì. Io vorrei salutare, penso, anche Mario Vittorio Descalzi, che è uno degli autori e cantante. Che... Sì, che ha fatto dei complimenti perché ha avuto la versione... Ah ecco, che ti ha detto? Sì, tutto per interposta persona, perché giustamente abbiamo dovuto chiedere i permessi agli editori. E sono arrivati dei feedback positivi su questa versione. Dai, 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 dai. Quando tornava mio padre, sentivo le voci.
cercavo i miei giochi e correvo lì. Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e mi sfidavo a cercarmi, io sono qui. Poi mi mettevo a letto, finita la cena, lei mi spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo e avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Quelle giornate d'autunno sembravano eterne, quando chiedevo a mia madre dove eri tu. Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi e rimanevo a pensare, mi manchi tu. Insieme. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via, di andare via, voglia di andare via di là. Per esempio, quando abbiamo... Io non ricordavo il testo di questa canzone, è bellissimo, questa nostalgia appunto della figura paterna, questa mancanza della carezza del padre la sera. Che sia di Sergio Baldotti, se non ricordo male, non vorrei dire una stupidaggine. Sì, Baldotti, Belloni, Descalzi, eccetera. Ah, vedi, Sergio Baldotti che fra l'altro è stato il tramite tra l'Italia e il Brasile, esatto. Nel disco di Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia, l'incoscienza. Ci sono dei collegamenti che... Alla fine tutto torna. Intanto Giuseppe Florio fa i complimenti, oltre a te, anche al tuo gruppo, evidentemente ti ha visto nei giorni scorsi in una delle date. No, stavo dicendo prima che una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo di te è questa voce, sia
per l'estensione, per il modo di cantare, ma anche per il timbro, perché veramente sei riconoscibile fra mille, cioè non è impossibile confonderti con altri. Mi incuriosisce sapere il tuo rapporto con questa tua voce, proprio parlo da ragazzo, no? Cioè, quando hai iniziato a dire ma sta cosa cos'è? Allora, io non nasco cantante, diciamo, dotato proprio dalla natura, sono un cantante che si è cercato cantante, che ha voluto essere cantante. Non so, per farvi capire la differenza, Claudio Villa, chiamando la mamma per le scale, si accorse di avere questa voce potentissima, eccetera. Io non ho questo tipo di storia, nel senso che non ho una particolare, sì, ho affinato, non ho mai studiato, pochissimo, recentemente sono andato per perfezionare un po' l'idea del vibrato, che a un certo punto mi sono fissato che non sapevo vibrare, effettivamente a volte vibro, a volte no, non lo so. Fissazioni mie. Da piccolino, da ragazzo, ti viene da cantare? Sì, allora, da piccolino, l'ho già raccontato più volte questo aneddoto, in casa mia si ascoltavano i dischi di Elton John all'inizio degli anni 70, oppure dei primi cantautori, Benditti, De Gregori, sai, i primi dischi questi, quello Theorios Campus, che era quello fatto appunto assieme da De Gregori e Benditti, e giravano questi dischi a casa mia, e a me piaceva molto, da ragazzino mi piaceva molto Elton John, e quindi nel chiuso della mia stanzetta col giradischi Reader's Digest, come si chiama? Sì, quelli proprio che si compravano, andavano via come il pane. E, avevo un album di Elton John che, essendo cartonato, si apriva, però la parte centrale era scollata, quindi io lo premevo e lo utilizzavo come un cono acustico, nel senso che mettevo dentro la bocca, un orecchio, e con l'altro orecchio sentivo quello che veniva dal giradischi. Però avevo la possibilità di sentire la mia voce dentro questo cono, perché non si disperdeva, quindi potevo sentire quello che cantavo. E io passavo ore e ore così, cantando appresso al giradischi in un inglese maccheronico, e così mi esercitavo, così ho cominciato a cantare. Poi dopo ho trovato una persona che invece faceva musica a livello un po' più, non dico professionale, però già aveva la vocale, non so cosa, no, insomma aveva un impiantino con cui, un microfono con cui, e poi dopo cominciai verso i 14 anni a cantare un po' con i gruppi che facevano le cover del tempo, facevamo le feste delle matricole, le cose così. Ma cantavi anche alla base di Sigonella, vero? Poi sì, a 16 anni ho cominciato con un gruppo ad andare a cantare alla base americana di Sigonella al Crater Club, cioè Club Cratere, perché essendo giustamente. Avevamo un repertorio di canzoni rock, pop rock per i bianchi, e di soul music, disco music per la clientela black, e ogni tanto lì c'erano delle risse, perché poi si ubriacavano sempre, c'erano torrette di lattine di birra che poi a fine serata erano andate, quindi poi scoppiavano i marines, si accoltellavano, insomma però è stata una bella scuola, ecco. Sì, e scuola, però anche mestiere, cioè proprio imparare. Sì. Imparare le canzoni degli altri e cantare tutto. Sì. E invece la scrittura tua? È cominciata verso i 18-19 anni. Sì. C'era un'esigenza tua di voler dire qualcosa. Sì, di... sì. E devo dire, questa era una cosa che era molto, molto presente all'inizio degli anni 80, la cultura della musica dal vivo, della gente che seguiva la musica, cioè si andava nei posti, nei club, a sentire gente che proponeva repertorio originale, stavi lì, lo giudicavi per quello che ti arrivava, e invece oggi per esempio vanno molto le cover band, nel senso che un gestore di un locale difficilmente ingaggia un gruppo che fa repertorio originale, non lo vogliono sentire, perché deve passare attraverso la promozione radiofonica, se non è conosciuto non nessuno sta lì ad ascoltarlo, quindi in questo senso sei un po'... Sì, questo è già da diversi anni, devo dire la verità. Sì, sì. Anche questo fenomeno delle cover band allora non esisteva, nel senso, se tu andavi, sì, c'erano quelli che... Però a un certo punto, negli anni 80, almeno nei club che frequentavo io, si andava a sentire dei gruppi che suonavano le canzoni che scrivevano loro. Cioè, era normale questo. Anche perché lì c'era stata questa ondata, lo sai meglio di me perché l'hai vissuta in prima persona, di questo fare rock cantando in italiano, quindi con
diciamo già prima, l'influenza di quello che arrivava dal mondo anglosassone, ma insomma usando la lingua italiana, eccetera. Insomma. Sempre a proposito di scrittura, allora io in questi incontri che faccio chiedo sempre, c'è una rubrichetta che chiamo domanda d'autore, cioè chiedo a un personaggio vicino all'intervistato di fare una domanda, di fargli una domanda. E per te ho scelto Pippo Caballà, che con cui da 20 anni e più scrivete canzoni, eccetera, insomma. E lui in realtà poi mi ha detto di chiederti una cosa ben precisa. Lui dice che il metodo di scrittura vostro è maieutico. E dice, chiedi a Mario che cosa intendiamo. Sì, lui dice che mi fa partorire. Nel senso che sono io a portare delle idee, delle intuizioni, magari anche dai taccuini prendo degli appunti e poi naturalmente mi occupo totalmente della parte musicale, però siccome noi scriviamo assieme i testi, cioè io vengo con qualcosa che già è nell'aria, nel senso che già più o meno, e lui mi aiuta, o nella pancia, mi in questo aiuta caso, a tirarla fuori. Ecco, lui ha assunto oramai questo ruolo di facilitarmi un po' il parto. Perché io il mio... Elevatrice, come si dice? Elevatrice, maieutico in questo. Perché io comunque, avendo scritto per tanti anni da solo, avevo un metodo molto più lungo, fatto di sedimentazione nel tempo. Facevo una cosa, mettevo un pezzettino, scrivevo una frase, una cosa, poi lasciavo lì, poi ci ritornavo sopra, ecco così. Invece ho sperimentato, lavorando con Caballà e anche con altri autori, anche con Francesco Bianconi, il piacere dell'instant song. Per esempio noi abbiamo scritto con Pippo anche canzoni, anche in 2 ore. In 2 ore una canzone, testo e musica completa. Canzoni che poi hanno avuto successo. Tipo? Tipo questa qua. Tanto guarda, ne approfitto, guarda, ti rubo mentre ti prepari 2 secondi per ringraziare tutto lo staff di Officina Pasolini. Io poi alla fine vi chiedo un applauso generale. Per i fonici, cito qualcuno, sicuramente mi dimentico, Viviana Fulli, Viviana Concas, Francesco Greco, Antonella Mucciaccio, Alessandro Greggia, Camillo Grassi e tutti gli altri. Quindi vi chiedo un applauso per tutti loro e per Tosca che dirige tutto quanto. Era con noi prima, non so se è in sala, ecco. Scusa, però prego. Mi sembrava giusto. Noi riproponiamo anche questa canzone nel concerto perché l'abbiamo anche questa brasilianizzata. Ecco, mi sono anche un po' autocoverizzato. A volte si parte pensando che altrove perfino gli amori saranno più facili, invece ti accorgi che hai messo in valigia ancora i tuoi piccoli dolori portatili. Il viaggio ti mette alla prova da solo con gli altri, non sai con chi parti, ognuno di noi è un'isola battuta dal vento. Che meraviglia tutto questo mare, 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 mare. E lassù nottamboli, pianeti lontani. Che meraviglia tutto questo mare, 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 mare. E noi qui, a piedi sulla strada del domani, a piedi sulla strada del domani. Tutto questo mare, 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 mare.
Intanto chiedono quando un concerto a Roma, hai già... Se ne è saltato uno per il Covid, adesso stiamo cercando di... prossimamente... di riprogrammarlo. Scusate. Intanto guarda, io ne approfitto per annunciare i prossimi appuntamenti qui a Officina Pasolini, che ha una programmazione sempre molto, molto fitta. Domani per la serie Prospettive d'autore ci sarà Valentina Farinaccio che incontra Melissa Panarello, qui siamo nel campo della letteratura. Il 10 e 11, venerdì e sabato, c'è un appuntamento particolarmente importante perché sono i ragazzi, che tra l'altro sono sotto che stanno provando, ma forse abbiamo finito e qualcuno è in sala, i ragazzi del nuovo corso di Officina Pasolini nell'ambito canzone, guidati da Piero Fabrizi, che faranno in due serate, 15 una sera, 15 l'altra, porteranno le loro canzoni nate qua. Poi il 12 dicembre Superficie Live Show e il 21 dicembre c'è questo format guidato da Tosca, che è D'altro Canto, con una serie di cose di jam session su questo palco, con Gio Barbieri, che tu conosci bene, suono da Iere, Maria Pia De Vito e Irene Grandi. Questo è il 21 dicembre, che sarà poi con Giorgio Capiozzo anche, che sarà il regalo di Natale di Officina, insomma, ecco. Volevi... Io sono la classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono e sento qualcosa che ci unisce, un destino fatale, ineluttabile, come un legame tra la vittima e il carnefice. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero, non mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero, io mi sento libero. Questo gioco delle parti vede la tua fuga, il mio aspettarti ci porta dentro una spirale interminabile. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero, mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte. Stanca là, solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero, io mi sento libero. Crudele,
Questo anche per dire, non so se l'abbiamo detto, che nei concerti nuovi anche il tuo repertorio... Esatto, questo è un esempio di trasformazione... Sì, l'armonia è molto più... Sì, certo. E niente, insomma, il tempo è volato, io ringrazio tutti voi che siete qui, che siete venuti a Officina Pasolini. Io dico anche per i prossimi appuntamenti, basta prenotare sul sito di Officina chi vuol venire a vedere le prossime cose. Io ringrazio tantissimo Mario che ci ha raccontato questo disco e anche qualche pezzo della sua storia artistica. Il disco si chiama Troppa Italia, è un disco bellissimo, pieno di energia, di vita, di carezze, appunto, insomma, è molto, molto divertente, sono delle cose, io lo dicevo a lui prima, ci sono almeno due canzoni che probabilmente d'ora in poi io avrò sempre in testa con il suo arrangiamento, che sono Perdono e Ma che freddo fa, e in più tanti altri pezzi rivissuti, sotto questa lente nuova, insomma, di Tropicalia. Grazie mille a Mario. Grazie e a voi. Chiudiamo con un video per far capire anche qual è il suono del disco, e il video che chiude e fa da sigla a questa serata è Figli delle Stelle, sempre da Tropicalia. Grazie mille a Mario, grazie mille a tutti voi. Che si accende quando sono in te, quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno, noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo, noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Come due stelle riflessi sulle onde scivoliamo, come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno, noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Senza età.